Ciao. Allora, la posizione dell'asana su cui lavoriamo oggi è una variante di Garudasana. Settimana scorsa Michele mi ha mandato, ha postato su Facebook questa foto e mi ha chiesto se potevo fare un video su questo asana, su questa posizione, per cui ho deciso di fare questa. È una posizione molto bella da vedere e bella anche da fare. Lavora molto sulle gambe come Garudasana, in particolare lavora bene sull'allungamento della gamba che si accavalla sull'altra e sul potenziamento della gamba invece che rimane la gamba di appoggio. In più rispetto alla versione classica di Garudasana, questa variante ha una torsione piuttosto potente resa tale dalla posizione delle braccia, che non è la classica posizione che già lavora sulle spalle, sull'allungamento della zona delle scapole. È una posizione un po' diversa, che apre molto le spalle, che è un lavoro che mi interessa molto in questo periodo, un lavoro che sto facendo, le braccia vanno portate indietro e le mani agganciate o una mano afferra l'altro polso. Per cui abbiamo pensato di chiamare questo asana Parivritta per la torsione, Bandha per il legame delle mani, Garudasana perché è una variante di Garudasana. Suggerisco come al solito un po' di riscaldamento per riuscire a godersi al meglio la posizione. Come riscaldamento suggerirei, a parte il classico allungamento in alto, discesa in Uttanasana, allungamento, Uttanasana. Da qui possiamo piegare le ginocchia, andare in Utkatasana per lavorare sulle gambe che sono parecchio impegnate in questa posizione. Uniamo i palmi, pieghiamo i gomiti e lavoriamo sulla torsione, quindi giriamo verso destra, torniamo al centro, sinistra, torniamo al centro, stendiamo un attimo le gambe. Ritorniamo in Utkatasana. Facciamo un'altra variante di Utkatasana. Pieghiamo la gamba destra e portiamo la caviglia sulla gamba sinistra. Questo ci serve per allungare e preparare la gamba che si accavallerà. Dall'altra parte. Questo già lavora sull'equilibrio. Scendiamo, allunghiamo e ritorniamo su. Ci sediamo un attimo, allunghiamo ancora le gambe, ci portiamo con le gambe in Gomukhasana, portiamo anche le braccia, se riusciamo afferriamo le mani. Ovviamente un lato sarà più ossico dell'altro, più legato e normale. Se non riusciamo a afferrare le mani possiamo usare una cinghia. Afferriamo un'estremità con una mano, un'estremità con l'altra. Giro anche davanti. Vedete la posizione. Appoggiamo la gamba destra a terra. Scelgo la gamba destra come appoggio per farvi vedere. Allora, pieghiamo il ginocchio sinistro. Da questa posizione il busto si gira dalla parte della gamba piegata. È una torsione profonda perché il braccio dovrà andare oltre la gamba piegata. Ok. Se riusciamo a portare la spalla in linea con il ginocchio,
la torsione, la posizione della torsione è praticamente fatta. Se volete prepararvi evitando la posizione del il lavoro sull'equilibrio, scusate, potete mettervi in questa posizione e lavorare su Ardha Matsyendrasana, perché il lavoro di torsione è lo stesso, solo che siamo in piedi, no? Quindi da questa posizione abbiamo la gamba sinistra, forse prima ho detto destra, ma è sinistra. No, è destra, si faccio un casino con la lateralizzazione. Allora, il gomito va oltre la gamba sinistra, il braccio scende, gira indietro e va dietro alla schiena. Le mani si agganciano, oppure la mano destra afferra il polso sinistro. Apriamo bene le spalle, allunghiamo bene, cercando di tenere la posizione di equilibrio, che non è facile, poi parlando ancora peggio, e scendiamo. La gamba di appoggio si stanca parecchio, però è una posizione veramente interessante, veramente potente. Lavora tanto sulla gamba destra, sulla gamba di appoggio e in allungamento. Proviamo a rifarla dall'altra parte, se l'abbiamo già fatto. Appoggiamo. Giriamo e prepariamo. Un lato sarà più difficile dell'altro. Abbiate pazienza nella posizione di equilibrio. L'equilibrio non è stare immobili in una posizione. L'equilibrio, come anche nella vita, è riuscire a bilanciare le forze che ci portano da una parte o dall'altra per riuscire a rimanere sempre in piedi. Per oggi è tutto, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!